Serafino Malucchi, immagino, o no? Gian Pasquale. Sì, sono proprio con lui, mister un pari che lascia l'amaro in bocca, magari dopo l'inizio del secondo tempo la gara sembrava incanalarsi sul binario della vittoria, ma poi la Reggiana Zerani è riuscita a pareggiare un pareggio, come dicevo anche con mister Cavella, sostanzialmente giusto, condividi? Sì, vedendo alla fine la partita come si è svolta, sì, alla fine devo fare i complimenti anche alla Regione Mediterranea che ci ha creduto nonostante un svantaggio, ha avuto una pronta reazione. Forse lì noi abbiamo sbagliato perché in quel frangente di gara siamo abbassati un po' troppo, concedendo campo e permettendo a loro di stazionare nei pressi dell'area di rigore, su cui in un'azione, diciamo, su un'errata, diciamo, chiusura, abbiamo concesso a loro il pari. Mi piace perché alla fine c'erano tutti i propositi per vincere questa gara, la squadra era ben intenzionata, aveva voglia di tornare subito a questa vittoria, ci teneva, avevamo pure iniziato bene, chiaramente non siamo stati magari più determinati, più cattivi, soprattutto nella seconda parte della gara. Pazienza, adesso pensiamo alla prossima partita e concentriamoci sulle prossime gare. Il calendario, ma anche i risultati di oggi, ovviamente hanno portato tante sorprese. Non c'è una vera corazzata al momento, da quello che si vede dai risultati. Non c'è nemmeno una squadra che è indietro rispetto alle altre. Quindi, domenica prossima a Cutro, che partita avremo? Appunto, questo penso che già si sapeva all'inizio, era un campionato molto equilibrato, soprattutto per quanto concerne le medie basse. Quest'anno le squadre medie basse si sono tutte quante, quasi tutti rinforzati, hanno buoni organici, non ci sono le due battistrade dell'anno scorso, almeno per il momento, e quindi di conseguenza regna l'equilibrio, ogni gara è una storia a sé, ogni partita poi viene decisa magari anche dagli episodi. Quindi è chiaro che la gara di domenica è quella che andremo ad affrontare, è una partita non facile perché il Cutro, a quanto pare, visti anche i risultati, oltre alla vittoria esterna fatta a Cotronei anche oggi, sembra che abbia disputato una buona gara in quello di Locri, e quindi penso che effettivamente per noi è una partita molto complicata e difficile.